Benvenuti in paradiso, nell'Eden di Fuorigrotta, rizzollato di fresco per accogliere il meglio della Serie A. È qui il giardino per eccellenza, dove l'uomo si ricongiunge al supremo per comprendere le sue debolezze, l'inferiorità al cospetto del non plus ultra. La prima contro la seconda. Sì, ma chi lo sarà alla fine dei giorni di questo campionato? Occhio al simbolo del peccato, recapitato dal serpente tentatore per trasformare in inferno ciò che sembra una mena distesa verde. Il confine tra il sacro e il profano, tra il diavolo e l'acqua santa, è qui, tra queste storiche mura che vogliono ospitare altri momenti di gloria nella nostra lunga tradizione. Questo è il nostro Vesuvio, ma al suo cospetto il San Paolo questa sera sarà rovente, sarà incandescente. Guardate che spettacolo, guardate che spettacolo che sta fornendo la curva B questa sera. Sotto il Vesuvio scintillante, una scenografia da brividi. Tutto pronto per la madre di tutte le partite, la sfida che per noi non sarà mai una gara amichevole. L'arbitro Orsato porta il fischio alla bocca, tutto pronto per l'avvio del match. Sarà il Napoli a battere per prima. Avanti Napoli! Avanti Napoli! Siamo tutti con te! Tocca di testa, Maggio a cercare Pandev, che va via bene, entra in area, il passaggio per Hamsik, che tira alto! Dopo appena 11 secondi di gioco, il Napoli si fa subito minaccioso. Steiner non può muoversi per il tocco di Zuniga. Napoli che può avanzare con Hamsik, punta dentro ragazzo, vai dentro, così il sinistro al lato, va bene così. Sta affilando la lama, sta scaldando e poi cede all'indietro ancora per Barzagli. Il pallone che viene servito all'indirizzo di Vucinic, poi Giovinco prova la conclusione, la parata in due tempi di De Santis. Arriva Vucinic e De Santis blocca il pallone, si attende il fischio di Orsato. Batte Pirlo, una deviazione, palla alta. Pallone che termina fuori. Scambia con Vucinic, ancora Pirlo. Ha davanti a sé Berami, prova ad evitarlo. Lo spiovente in aria, il colpo di testa, il gol della Juventus con Chiellini. E non è possibile, l'abbiamo lasciato saltare da solo. L'abbiamo lasciato saltare da solo al nono minuto e 30 secondi. C'è Chiellini che ha sbloccato il risultato. Torna dopo una lunga assenza Chiellini e porta la Juventus in vantaggio. Guardate qui che entusiasmo per Chiellini. Napoli che si è fatto trovare impreparato. Nella circostanza era Britos che ha lasciato Chiellini saltare di testa e la Juventus è in vantaggio. Ricordo un'altra partita della Juve qui al San Paolo che andò in vantaggio con Chiellini. Non vi dico come finì. Al decimo minuto di gioco, Juventus in vantaggio con la rete di Chiellini. Abbiamo la forza e i numeri per ribadire immediatamente. Maggio di testa, Vidalva verso il fondo, poi la Juve ancora al possesso palla. Attenzione in aria, Lichtsteiner, tutto regolare. È caduto giù Lichtsteiner e De Santis gli va a urlare qualcosa chiedendogli di non simulare. Rivediamo l'azione. È un normale contrasto tra Inler e Lichtsteiner che va giù. Squadre spaccate in due. Campagnaro d'anticipo su Vucinic. La palla viene giocata ancora da Pirlo, fermato da Berami. Possiamo andare 3 contro 3, 3 contro 3, giochiamola bene. Ecco Hamsik a cercare Cavani. In area di rigore ancora il Matador, la palla tra i piedi. E poi Pandev che viene fermato. Viene fermato Pandev. Barzagli, Bonucci. Ancora per Pirlo. Lo insegue Hamsik, lancio profondo per l'inserimento di Vidal. Va a chiuderlo Britos. Ancora Vidal, va sul fondo, il traversone, lo spiovente, attenzione, Vucinic di testa, aveva anticipato Campagnaro. Sveglia ragazzi, dobbiamo stare più attenti. Chiellini, Bonucci, sventaglia profondo, in avanti per Vucinic, è in posizione regolare, è in posizione regolare! Mamma mia, sbagliato tutto Vucinic, e meno male, e meno male. Deviazione in calcio d'angolo, Mazzarri fuori di senno, guardate qui come se l'è lasciato scappare
Vidal e poi De Santis ha compiuto il miracolo. Cannavaro, Zuniga, ancora Apocalipto, il pallone per Inler, una finta e poi il sinistro tagliato, ma nulla di fatto, palla fuori. 31 minuti e 46 secondi, 1-0 per la Juve. Quanti pasticci Inler. Occhio a Vucinic, si porta la palla direttamente fuori. Ragazzi, Inler non c'è. Purtroppo non c'è Inler. È da un po' che lo dico. Commette troppi errori banali. Pericolosa verso la porta della Juve. Ancora un pallone per Zuniga. Inler. Una finta, la palla ancora per Zuniga. Il traversone verso Hamsik, la deviazione. Ragazzi, questa sì che è fortuna. Per il Napoli, già battuto. Zuniga atterrato, ma non per l'arbitro, no! La palla è in fallo laterale, rivediamo. E non è fallo questo? Peluso. Lo scambio con Vucinic, mette in mezzo, vediamo chi arriva lì, Lichtsteiner, palla fuori, nulla di fatto. Rimessa da fondo campo. Britos, una finta. Che pasticci, mamma mia. Quanti pasticci che commettiamo, quanti pasticci. Deve metterci la pezza Campagnaro, che poi prova a far ripartire il Napoli in velocità con questa iniziativa di Pandev, che difende il pallone, lo gira bene all'indirizzo di Hamsik. E proviamo a colpire Hamsik, dai! Zuniga rientra, serve Inler, zona buona per lui, destro, alla rete, si gonfia la rete, abbiamo pareggiato con Gökhan Inler, il nostro Napoleone si è subito riavuto, ha caricato il destro e ha gonfiato la rete, venite qui, venite tutti, siamo in tanti, ma c'è posto, la giostra aperta per tutti, salite sulla giostra, ma non sbagliate quadrupede, evitate quello con le strisce bianco e nero. Scegliete sempre l'azzurro. Guardate Inler, il destro potentissimo. Gli faranno il guanto di paraffina. A fine partita gli faranno il guanto di paraffina e si accorgeranno che quest'uomo è fatto di polvere pirica. Gökhan Inler porta il Napoli sull'1-1. Il destro violento che supera Buffon nel momento in cui il Napoli sembrava vacillare ha rimesso in piedi tutti quanti noi. Gökhan Inler, avanti Napoli, adesso non mollare, adesso non fermarti Napoli. Un minuto di recupero, il traversone, lo spiovente, una mischia, si salva la Juve, dai Zuniga, la palla che sbatte sul muro della formazione bianconera. Berami insegue il pallone, prova a bloccare Lichtsteiner, ci riesce, dai Napoli, dai, andiamo all'assalto, fatemi vedere, dai Hamsik, vai Hamsik, non così, dalla in mezzo, perché ti vai a chiudere lì, dalla in mezzo, gioco fermo, partita che è diventata ruvida in questo finale di primo tempo, c'è stato uno scontro tra Cavani e Chiellini. Una gomitata di Cavani su Chiellini. Vediamo che cosa gli sta segnalando. Discute con Orsato. Cartellino giallo per Cavani. Ammonito. È giusto. Gli ha dato una gomitata. Un po' di tempo. E questo è il motivo. Vedi qua. Guarda Chiellini. Guarda Chiellini che trattamenti. Guarda. Se lo tratti così è ovvio che reagisce. De Marco deve controllare anche Chiellini quando trattiene Cavani. Ha sbagliato Cavani e va ammonito. Ma poi se Chiellini sbaglia a sua volta è necessario che anche Chiellini subisca il provvedimento. Questo è il gesto, vedete, di De Marco che ha rifilato la gomitata, che dice Cavani ha rifilato una gomitata a Chiellini. Ma ci ha visto benissimo De Marco, tanto di cappello, però poi dall'altro occhio non vede più. E allora a Napoli abbiamo una stirpe, una storia, una tradizione oculistica. De Marco resta a Napoli, così ti curano anche l'altro occhio e vedi bene pure dall'altro occhio. Perché da questo... Parte Pirlo, destro a giro, De Santis lascia scorrere fuori.
si ricomincerà con questa rimessa da fondo campo per il Napoli e poi il tocco su Vidal. Gli viene incontro Berami, lo intercetta, strepitosa partita anche questa sera del valoroso Valon. Hiller per Hamsik, provaci! Buffon si salva in calcio d'angolo. Su questa staffilata prova ad accelerare il Napoli con Hamsik, poi Maggio protegge il pallone Superbike. Oro colato, cede ancora per Hiller. Avanza di qualche metro, Gökhan Hiller, il sinistro, la parata di Buffon. Va bene così. Stiamo provando a tirare di più dai 20 metri. Pirlo che sopraggiunge e poi chiama in causa Peluso sul lato mancino. A spazio può andare, attenzione, Peluso, alto. Nulla di fatto. La conclusione potente ma poco calibrata. Laterale già battuto da Hamsik per Gemaili. Ancora Hamsik che deve rimediare ad un errore di Gemaili. Gemaili il traversone, Barzagli in calcio d'angolo. Non si è fidato della presenza di esercizi di riscaldamento prima dell'ingresso in campo. Hamsik per Zuniga, la mette in mezzo, il traversone, uno spiovente, Gemaili, e poi ancora Hamsik, e poi Hiller, il sinistro, deviazione in calcio d'angolo. Stiamo schiacciando la Juventus nella propria area di rigore. Su Napoli, perfetto contatto, Chiellini e Cavani. Il traversone di Hamsik, lo spiovente, la palla in mezzo di Maggio. Juve che si salva in tutti i modi. La dea bendata, tutta dalla parte della vecchia signora. Gli ammoniti del Napoli, oltre a Zuniga anche Cavani, Berami e Cannavaro. Esce Pandev tra gli applausi, comunque ha disputato una buona gara. Tocca Insigne ora. Suggerimento per Vucinic, la sponda a cercare Giovinco, in anticipo però Cannavaro, dai via la palla! Conclusione di Vucinic, si oppone come può De Santis e poi allontana Berami. Quella palla devi farla sparire, Cannavaro, non la devi tenere tra i piedi. Per gli azzurri, vediamo Insigne, la rimette tra i piedi di Hiller. Adesso sta giocando meglio il Napoli. Gemaili, Maggio, ancora Cavani, triangolazione con Maggio, va veloce, entra in aria, attraversone, il tiro, si oppone Buffon. Adesso sì che siamo il Napoli, vero? Cavaliere errante, senza macchia e senza paura. Tocco di mano di Vucinic. Nulla? No, Va bene. In genere quando si tocca con la mano volontariamente scatta il calcio di punizione e l'ammonizione. Ma va bene così. Zuniga, Hiller, Cannavaro, dai palla, così, per Campagnaro. Si allarga Maggio. Campagnaro centrale per Hamsik. Prova ad attaccare il Napoli, sul lato destro c'è Maggio, a spazio, può andare. Adesso c'è Peluso che lo rincorre, Maggio il traversone, in area di testa, Cavani blocca. Blocca stavolta Buffon. Tra un po' sarà la volta di Maggio. C'è Berami che controlla il pallone, lo mette giù, dai, dalla. Ancora Berami. Bene per Hamsik, andiamo ad attaccare il branco di Cannibali, eccoli qui, siamo in quattro, Hamsik, e poi ancora Gemaili! Non voglio riguardare neanche il replay, vi prego, non me lo fate rivedere, facciamo finta che non sia successo nulla, perché io veramente non voglio credere ai miei occhi che Gemaili abbia sbagliato questo gol, non credo ai miei occhi. Da ancora lì dietro per Bonucci, verticale in avanti su Pirlo, attenzione, lo scambio con Vucinic, il destro alto, nulla di fatto, conclusione forte ma non precisa. Movimento in area di rigore con continui tamponamenti, primo palo, Matri mette la palla fuori. Possiamo ricominciare adesso, avanza in diagonale Campagnaro, poi prova l'accelerazione verso Insigne, a tu per tu con Barzagli. Vediamo Tarantella, Insigne, prova a seminare lo scompiglio, ancora Insigne, vede il movimento di Gemaili, preferisce servire Hiller, il destro di poco alto, conclusione che sibila di poco sulla traversa. L'arbitro Orsato emette il fischio, parte il matador, il destro alto, nulla di fatto, tirato potente ma non preciso questo pallone terminato. Prova a scattare Peluso, Maggio perde il tempo, serve ancora per Hamsik e poi verso Zuniga, allunga su Armero, vediamo Pablo Neruda, effettua il traversone tagliato in area di rigore, Cavani il colpo di testa, allontana di forza Bonucci, la palla termina in fallo laterale, 47 minuti e 25 secondi, l'arbitro dice che può finire,
E infatti manda le squadre negli spogliatoi sul risultato di 1-1, un risultato tutto sommato figlio di una bella partita, anche se il Napoli non è stato molto preciso in alcune circostanze quando avrebbe potuto vincerla la gara dopo aver pareggiato con Gökhan Inler. Il gol del vantaggio realizzato da Chiellini al decimo del primo tempo. Napoli che ha rischiato anche di andare sotto sul 2-0 con Vucinic a tu per tu con De Santis, che è riuscito a deviare in calcio d'angolo. Poi piano piano, dopo il pareggio di Inler, il Napoli è cresciuto, ci ha creduto, però ha sbagliato un gol clamoroso. Gemaili a porta vuota spalancata dopo una deviazione di Buffon su conclusione della distanza di Amsic. Finisce così, restano immutate le distanze tra il Napoli e la Juventus, ci sono sempre 6 punti di distacco, per carità, ci sono ancora 11 partite, quindi tutto è possibile. Noi ci fermiamo adesso, linea alla regia, e poi torneremo qui per la Super Flash, sentiamo chi parlerà, a tra poco.